È lei, Yakutake, star per eccellenza. Ieri ha toccato il punto più vicino alla Terra del suo viaggio nel Sistema Solare. Seguita dai telescopi di tutto il mondo e osservata da milioni di occhi, la cometa splende in modo eccezionale. Stasera passerà tra le costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore e anche domani brillerà visibilissima nel cielo notturno. Yakutake si potrà osservare anche ad aprile. Poi... Una molto molto spettacolare dovrebbe arrivare l'anno prossimo. Quella lì, che si chiama Hale Bopp, dovrebbe dare davvero un bello spettacolo nella prossima primavera e dovrebbe sviluppare una grossa coda. E quindi, diciamo, finalmente avremo la cometa della nostra generazione.